Cosa intende lei con l'etica libera alla bellezza? Intendo questo, cioè che quando si segue un percorso dettato dal rispetto, dal rigore verso i diritti degli altri, il rispetto verso le persone, tutte, e quindi si afferma l'etica in ogni proprio programma di vita, in ogni propria relazione sociale e culturale, e questo è già liberare bellezza, cioè dare il senso di qualcosa di appagante, di bello, per cui vale la pena spendere le proprie giornate. Un altro tema molto importante è quello del pregiudizio del nord rispetto a se stesso, ovvero il fatto di essere immune rispetto alle infiltrazioni mafiose. Cosa ne pensa? Penso che il nord è investito da una quantità di denaro di provenienza illecita, di provenienza mafiosa, che inquina la finanza, inquina l'economia, inquina le aziende, per cui io credo che sia necessario un grande sforzo di indagine a partire dalle regioni occupate dalla mafia, e il problema è quello di seguire i percorsi di questo grande fiume di denaro, che è un fiume di denaro già insanguinato e che non può che inquinare. Due parole invece rispetto all'appello proposto da Carlo Lucarelli e da Casalecchio delle Culture, cosa ne pensa? Penso tutto il bene che se ne possa pensare, l'ho firmato e credo che Casalecchio sia diventato oramai un riferimento dell'impegno per la legalità e nella lotta al dominio mafioso. La ringrazio.